Maria Teresa Duretta, siamo in tribunale, io sto seguendo la causa della Banca Popolare di Vicenza e lei sta manifestando insieme ad altri operai, insieme come Cube, anche USB, certo. State manifestando per sensibilizzare le persone su un processo che sta avvenendo per la morte di un operaio a Bassano. Ci può un po' sintetizzare la situazione? Sì, siamo qui per Mariano Bianchin, sostenere i familiari che hanno avuto il coraggio di denunciare la ditta, la SMEB. È una morte sul lavoro come tante, ce ne sono in media 3 al giorno in Italia ed è una mattanza continua. Questo processo qui era doveroso essere qui perché in genere tutte queste morti sul lavoro passano impunite in tribunale, quindi non dobbiamo tollerare questo, dobbiamo ribellarci, chiedere giustizia ma chiedere sicurezza nei posti di lavoro. Ho letto qualche giorno fa che alcuni sindacati hanno gioito per la promozione di corsi di formazione degli operai. Sicuramente può essere una componente formare bene gli operai al lavoro, ma non penso che sia quella la soluzione, perché se sono insicuri gli impianti e se è insicuro il sistema, sembra che stiamo scaricando in basso responsabilità che magari sono più in alto. Sicuramente la formazione è importante, però parliamoci chiaro, nelle aziende qua del Vicentino l'operaio non lavora solo 8 ore, ne lavora 12, 10, 12 e spesso non sono retribuite. Qui stanchezza e attenzione stanchezza calano. Stanchezza e attenzione, cioè noi siamo per la diminuzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio. La CUB si batte per questo, ha già scioperato, ha fatto vari scioperi generali su questo tema qua e noi lo rilanciamo ogni volta. Nelle aziende 4.0, nell'era 4.0 è giusto, doveroso abbattere l'orario di lavoro. Perché la resa è migliore e la sicurezza sicuramente ne esce. Anche lei ha citato i morti sul lavoro, ma ci sono almeno altrettanti morti in itinere, no? Quelli che muoiono andando al lavoro, quindi certo. Anche lì a volte legato a cause di stanchezza oppure a sistemi di trasporti inadeguati, a sfruttamento anche in quel caso lì, no? Allora, veramente ci sarebbe veramente un controllo a tappeto da fare, che mancano gli ispettori, quindi una battaglia importante che deve fare anche il sindacato è quella di chiedere più ispettori del lavoro, più tutele di controllo, cioè ci deve essere un controllo nei ristoranti, nelle fabbriche, non deve essere solamente il morto che fa scattare i controlli devono essere a tappeto e devono essere periodici e a sorpresa. Lei parla di maggiori controlli, poi ho letto che il precedente governo, a prescindere dalla questione di un governo piuttosto che l'altro, ha esultato quando ha approvato una norma per ridurre i contributi INAIL, che sì, sono una riduzione di costi, ma probabilmente sono anche riduzioni di fondi per fare quei controlli che lei auspica. Sì, infatti, no, è inutile che ci illudiamo, i governi fanno gli interessi del capitalismo, noi dobbiamo fare gli interessi dei lavoratori come cittadini e come sindacato. Quindi la richiesta è quella di tutelare queste morti, non lasciarle, non farle cadere nell'indifferenza, non sono fatalità e siamo qui oggi a protestare e questa protesta avrà un seguito anche nazionale. La ringrazio e buona fortuna. Grazie.